Cari cittadini di Odessa, caro sindaco Trucanov, sono molto contento di essere qui e sono molto contento dell'invito che mi avete dato per poter partecipare alle celebrazioni dell'iscrizione nel patrimonio mondiale dell'UNESCO della città di Odessa. Come sapete, la città di Odessa, con la quale siamo legati da un profondo gemellaggio, è una città che ha avuto parecchi contatti con la città di Genova, sin dal 1400 e anche addirittura prima, quando Genova portava la propria flotta e i propri commerci nella città di Odessa e viceversa. Abbiamo un patrimonio comune, anche Genova ha molti siti che sono iscritti nella lista dei siti protetti dall'UNESCO e questo patrimonio comune culturale, di commercio ovviamente negli anni precedenti, ma anche in questi anni, ha fatto sì che le nostre due comunità fossero veramente unite. E ci siamo sempre aiutati l'un con l'altro, e soprattutto in questo periodo che ci rendiamo assolutamente conto, non è un periodo piacevole per tutti, anzi è un periodo in cui ci dobbiamo aiutare l'un con l'altro. La comunità ucraina qui a Genova ha fatto molto e noi abbiamo fatto tutto il possibile per aiutarli e così abbiamo fatto la stessa cosa per quelli che provenivano da Odessa. Vogliamo che il mondo vada in una direzione più giusta, più felice per tutti, dove ci sia pace per tutti. Quindi noi auspichiamo che questa guerra finisca e che si possa essere tutti quanti uniti per celebrare ancora una volta il gemellaggio tra le nostre due città e far sì che, grazie al riconoscimento del patrimonio dell'UNESCO, il valore delle due città continui ad aumentare e possiamo tutti quanti celebrarlo assieme. Cari cittadini, io vi ringrazio molto e auguro il meglio a tutti voi, al sindaco Trucanov. Dico che sono stato molto contento di conoscerlo e continuiamo a parlarci, continuiamo a sentirci, anche se siamo lontani, siamo vicini a voi e faremo tutto il possibile perché il futuro possa essere benevolo con ambedue le città. Grazie.